Alleluia. Pace a tutti voi, fratelli e sorelle. Non ho detto niente. Solo guardato così per vedere se io ero qui, voi siete qui. Ho detto pace del Signore. Penso sia una bella parola, insomma, un bel saluto, vero? Gloria al Signore. Alleluia. Contento di, almeno penso di rivedervi, perché con queste mascherine, come ho detto l'altra volta, non riconosco quasi nessuno, ma a parte qualcuno, insomma ringraziamo il Signore. Come ho detto già il primo culto che abbiamo avuto questa mattina, dopo che ci siamo visti ai battesimi della fine di settembre, poi ho potuto visitare la comunità di Prato, domenica 3 o 4, 3 di ottobre, credo. E così ho portato i vostri saluti a chi di dovere, sia privati e sia in pubblico, e poi la settimana dopo siamo andati a Roma per soprattutto andare a trovare una nostra cugina che si trova purtroppo adesso ricoverata in casa, credo si chiami Casa Betania, vecchio nome Torlupara, ma adesso si chiama Fonte Nuova, gloria al Signore. E beh, nel frattempo abbiamo visitato un paio di comunità, perché Roma è grandissima, quindi voi potete immaginare quante chiese ci sono. Niente, poi ho accennato qualcosa che magari forse dirò durante il messaggio della parola del Signore, gloria a Dio. Bene. Io non credevo di essere ancora qui questa domenica, quindi ho dovuto scrivere al fratello, dovuto per amore, non perché dico senti fratello Daniele, mi trovo ancora qui, dice sì, ci fa piacere, ci mancherebbe, insomma. Così speriamo martedì mattina di poter riprendere la via di ritorno verso Lussemburgo, ma Dio volento dovrei essere martedì sera in una chiesa vicino Lucerna in Svizzera, e così col vostro piacere porterò anche i vostri saluti. Gloria al Signore. Bene, allora, siccome abbiamo il tempo contato, anche se il secondo culto, qualche minuto, diciamo così, poi credo che fratello Daniele mostrerà di nuovo quel video, vero? Allora, va bene. Allora, leggiamo un versetto della parola del Signore agli Efesini, capitolo 1, il versetto 3. Mentre voi cercate lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 3, stamattina abbiamo parlato su Caleb, la fede di Caleb, la sua perseveranza, eccetera. Ora, qui andiamo quasi in un'altra direzione, ma la sostanza è sempre quella. Così, diciamo, leggiamo questo versetto 3 di Efesini, capitolo 1, dove dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Belle queste parole, eh? Li voglio rileggere, visto che è solo un versetto. Allora, non è il Salmo 119. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni, notate questa parolina, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ora, qualche volta abbiamo sentito nella semplicità, vero? Ci ha benedetti nei luoghi celesti con Cristo. Non siamo ancora arrivati. Lo saremo. Speriamo a breve tempo, visto le situazioni, le circostanze che stiamo vivendo purtroppo e che non sono di quelle delle migliori, ma noi speriamo con tutto il cuore che presto saremo nella presenza di Dio con Cristo per l'eternità. Ma la parola dice che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti
in Cristo. Adesso ci dobbiamo accontentare solo in Cristo, che già è una bella cosa, una grande cosa. Presto saremo con Cristo nel cielo. L'espressione di essere benedetti di ogni benedizione, non solo una parte, non solo per una circostanza, per una direzione, ogni, e ogni vuol dire tutto, ogni. Ma questa espressione è basata non sui nostri meriti, perché nessuno di noi, e alla fine non devo chiedere scusa a nessuno di questo che sto dicendo, nessuno di noi può essere benedetto di ogni benedizione per i propri meriti o perché noi abbiamo delle condizioni speciali. Siete d'accordo? Ma è basata, queste benedizioni sono basate sulla fede, ecco che ritorniamo alla fede, sulla fede, non nella chiesa che noi frequentiamo, assolutamente, anche se la chiesa è benedetta e tutto dal Signore, ma questa fede è basata nel nostro Redentore che è Cristo Gesù. Allora, certe volte, anch'io, lo facciamo in semplicità, la mia chiesa, perché vogliamo dire che siamo padroni della chiesa o ci appartiene, no, noi apparteniamo a questa chiesa, Rimini, voi, poi in tutto il mondo, ognuno appartiene alla propria chiesa, comunità, ma sai, nell'espressione comune diciamo, la mia chiesa, come siamo abituati a dire, la mia famiglia, mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei soldi, mi ha detto una volta un fratello, sono i miei soldi, ho detto anche il respiro che hai è il tuo respiro, basta che i polmoni, e lo stiamo vedendo in questi ultimi 2 anni, un virus, uno, invisibile ma potente, micidiale, stringe un po' i polmoni. È vero o no, fratelli e sorelle? Vi vedo troppo, fatemi vedere che siete qui, insomma, no? Perché portate queste mascherine? Dice, fratello, lo sai perché? Ah, lo so, perché? Perché basta qualcosa, minimo. Le piccole differenze fanno la grande differenza. Signore, aiutaci. Dio ci ha dato benedizioni in ogni maniera. Io quando ero bambino, paese di giù in Sicilia, ma un po' dappertutto, nel sud credo questa mentalità, questa tradizione, se qualcuno comprava un asino, una mucca, insomma, non devo fare l'elenco qui, oppure un mezzo di trasporto, ecco, così si lasciava benedire. Noi pensavamo che quella fosse acqua benedetta, ancor di più acqua santa. E si pagava per quella bagnata di acqua benedetta, acqua santa. Lo dico con tutto rispetto, senza dissacrazione di nulla, perché credevamo così. Affinché quegli oggetti venissero benedetti in un modo particolare, perché dovevano essere usati come mezzo di lavoro, eccetera. Ma quelle che mi incuriosiva, e io ero bambino, per esempio, un'automobile, poteva comprarsela quegli anni poi, o un mezzo di trasporto. Allora, per esempio, se era un'automobile, davanti esternamente del cruscotto si metteva un ferro di cavallo, di dentro un corno rosso e poi la figurina di Pente, il santo protettore a cui uno era devoto. Quindi c'era tutto un miscuglio. Dopo che si era stato lasciato benedetto da quell'acqua santa o benedetta. Evidentemente
Non bastava quella spruzzata di acqua. Ma per sicurezza, dici, non si sa mai, fai fare anche la mia parte. E si aggiungevano altri amuleti, altri, sai, oggetti per superstizione. Per... Fratelli, siamo andati avanti così. È inutile. Credo che anche tante di voi avete fatto di queste esperienze. Ma poi, un giorno, la luce dell'Evangelo. Benedetto sia il Padre Dio, che ci è venuti a benedire di ogni benedizione spirituale, gli occhi si sono aperti. E abbiamo compreso che Dio non vuole benedire semplicemente le cose, gli oggetti, ma soprattutto, prima di tutto e più di tutto, vuole benedire la nostra vita spirituale. Perché quando noi siamo benedetti dal Signore, tutto il resto automaticamente è benedetto dal Signore. Non è vero, fratelli e sorelle? Ma a quel tempo non comprendevamo, non capivamo. E abbiamo agito, abbiamo ubbidito secondo come c'era stato tramandato. Ricordo quando la mia mamma si convertì all'Evangelo nel 1955, io avevo appena 5 anni, mia sorellina 3 anni, e mia nonna, sapete, andò a chiamare il ministro cattolico romano che doveva dare una bagnata a casa. A noi, mio papà non, a quel tempo non era ancora tanto così credente, però soprattutto mia nonna disse, soprattutto per mia figlia che è uscita pazza. Non prega più la Madonna, non prega più i santi, non prega più i morti, eccetera, eccetera, eccetera. E quando questo ministro è venuto, questo reverendo, allora ha detto, figlia mia, mia mamma disse, ferma, la parola di Dio dice, nel 1955, la parola di Dio dice, non chiamate nessuno padre su questa terra, uno solo è il Padre vostro, quello che conosce. Chi ti ha insegnato questo? Da quante? Un mese, già sai queste cose, un mese, sapessi quando ne so ancora, un mese, sì, un mese. Perché la parola di Dio ti porta, quando noi la leggiamo, la meditiamo con tutto il cuore, ti porta ad essere benedetto di ogni benedizione spirituale. Allora ho detto, figlia mia ancora, disse mia mamma, io ce l'ho il padre biologico e abita qui a fianco a me. E il padre spirituale, la Bibbia dice che è Dio onnipotente. Allora permetti che io... ferma, disse mia mamma, non c'è più bisogno, prima ero cieca ma ora vedo, gloria al nome del Signore. Questa casa da circa un mese è benedetta, insieme alle persone che ci abitiamo è benedetta di ogni benedizione dal Signore, e non c'è bisogno che tu puoi aggiungere altro, nessuno può aggiungere altre benedizioni sopra quella che Dio già ha benedetto. Faccio così, sai perché? Che a quel tempo si usava la tonaca. È entrata da mia nonna, il prete ha detto, figlia mia, a mia nonna. E gli veniva mamma di età, figlia mia, mi dispiace, ma veramente è fuori. Però le cose che ha dette sono vere. Mia nonna l'ha guardato spaventata e ha detto, ma che anche lui si vuole convertire, sta facendo questo? Sono vere, sì che sono vere! Quanti Dio ti benedice, ci benedice, fratelli e sorelle. Altro che è vero, sì. L'unica cosa vera è proprio quella. Gloria al Signore. Amen. Gloria a Gesù. Fatevi sentire ogni tanto. No, penso che forse qualcuno dorme. Ricordate sicuramente insieme con me l'ultimo stacco di camminare del profeta Elia con il suo servo,
servitore, collaboratore, chiamate come volete, collega, ma Eliseo si riteneva servo. Tanto che poi se andiamo nel secondo re e leggiamo al capitolo 1, 2, lì ancora vediamo che il re di Samaria che viene minacciato di essere da un grande esercito nemico e domanda: c'è ancora qualche profeta di Dio in mezzo di noi? Visto che Elia era stato già rapito, oramai non c'è più Elia, finisce. No, l'uomo va e viene. Ogni servo di Dio che ha potuto essere usato, come abbiamo sentito anche poco fa dal fratello Daniele, approvato in ogni modo da Dio, ma nessuno purtroppo. Siamo eterni su questa terra. L'uomo va e viene, ma il Signore rimane, c'è sempre. Ma aspettavo un amen più forte. Sì, dissero i servi del re, c'è uno che era colui che era abituato, andate a leggere, a versare l'acqua nelle mani del grande profeta. Ah sì? Sì, come dire, un profetì, un profetuccio di seconda categoria. Sì, perché noi siamo abituati a A, B, C. Cosa è successo quando il profeta Elia è stato rapito da quei carri di fuoco, cavalleria del Signore? Eliseo era vicino a lui, è vero? E che cosa ha chiesto Eliseo? Vi ricordate al profeta Elia? Non sono cose difficili, le monitrici, i monitori li insegnano in una maniera così semplice ai bambini che subito apprendono e cercano di spiegarli anche agli altri, i bambini. I bambini. Noi adulti alle volte cerchiamo di complicare le cose. Diceva un fratello dell'altro secolo, lascia il mondo com'è, cioè lascia come Dio, la parola di Dio, lascia com'è. Sapete perché non abbiamo avuto tanti complicanze, eccetera, nell'altro secolo? Perché quanti nostri fratelli, come ho detto poco fa nel primo culto, che non comprendevano quasi niente di teologia sistematica, pastorale, oppure omiletica, qualcuno la chiamava l'omeletta, omeletica, non sapevano manco di che sta roba. Loro erano abituati a un linguaggio biblico e lo usavano. E il saluto che c'era tra i fratelli era soltanto pace del Signore, fratello. E quando gli altri strani sentivano, non sei figlio unico, quante volte è successo, non sei figlio unico, e quest'altro fratello da dove è spuntato? Allora noi abbiamo risposto, e anche tu fratello e sorella, non uno, ne ho milioni fratello e sorella. La gente si mette, ma questo è qua, chi sta dicendo? Però dopo abbiamo spiegato, va bene, abbiamo spiegato cosa vogliamo dire. Che la vera fratellanza, i veri fratelli e sorelle, non è necessariamente quelli che il DNA o il gruppo sanguigno della stessa famiglia, ma è quelli che siamo stati comprati a un caro prezzo. Il sangue dell'agnello purissimo, senza macchie, senza difetto. Se tu mi vedrai, disse Elia a Eliseo, quando sarò rapito, quando... Non è che Elia aveva ricevuto una rivelazione, vedi che sarà, ti mando il mio carro, il fuoco, guarda, sarà così, così e così. Noi lo leggiamo oggi perché, ma lui dice, quando sarò preso, devi fare attenzione. I tuoi occhi devono essere fissi se vuoi ricevere quello che mi hai chiesto. Che cosa aveva chiesto Eliseo? Cosa aveva chiesto? Maestro, grande profeta, fa che come te, quando mi troverò in certe circostanze e prego, cade il fuoco dal cielo. Oppure, quando rotoli il mantello, come quando siamo passati ora, da questa riva all'altra riva del Giordano, in piena
non con la Santa Maria in piena. Anch'io posso, no fratello, no sorella, no. Ma come Caleb, vedete, siamo sulla stessa linea. Caleb aveva chiesto a Giosuè per fede: questo monte, questo territorio mi appartiene per le promesse di Dio. La fede di Caleb non era mai invecchiata. La vera fede del credente non si invecchia mai. Mai. Abbiamo sentito poco fa, esteriormente purtroppo, il corpo purtroppo. A me piace dire la tenda, come dice la vecchia Diodata, mi piace così, la tenda. Perché la tenda oltre qui. Siamo pellegrini e forestieri su questa terra di passaggio. Mio Dio, si va disfacendo. Perché si va disfacendo? Si va disfacendo, basta, in un modo o in un altro, si va disfacendo. Ma l'uomo interno, l'uomo spirituale, questo vale per il fratello e per la sorella, l'uomo, l'essere spirituale, siccome è stato benedetto, benedetto, non 50%, ma è contento, non il 70%, no, di ogni benedizione spirituale, allora la tenda esteriore si va disfacendo, ma l'uomo interno si va fortificando, gloria al Signore. Gloria, e il giusto anche nella vecchiaia porterà frutto alla gloria del Signore, anche nella vita. E stamattina ho citato il caso di quella sorella, mi piace che ve lo dico di nuovo, pochi minuti di una sorella che mi hanno portato a visitare a Roma, che io l'avevo visto l'ultima volta, Caleb, chiedevo qualcosa di 45 anni prima, ma io più di 50 anni più che non rivedevo questa sorella. Dice, se andiamo a trovare la sorella così così, Maria, c'ha 99 anni e mezzo, e pregavo la sera prima di andare, la mattina, che le devo dire a questa sorella, quale parole posso usare per incoraggiare una povera vecchietta di 99 anni e mezzo. Io sento ancora stamattina l'effetto della benedizione del Signore che ho ricevuto in quella casa. Appena mi ha visto, ha alzato le mani al cielo, Gaeta! Ho cominciato a far così. Ti ricordi di tuo papà? C'è che mi ricordo di mio papà. E di tuo nonno? Ho detto, altro che 99 anni e mezzo. Altro che fratelli e sorelle. E delle cose del Signore. Nella maniera, con quel dito, come quando io me la ricordavo quando ero ragazzo. Gloria al Signore, il Signore è grande, il Signore è potente. Mamma mia. E non mi meraviglio che tanti giovani fanno, non il pellegrinaggio, ma vanno a trovarla perché lei non può più uscire di casa. E quando si esce di quella casa, fratelli e sorelle, dove c'è ogni benedizione spirituale in Cristo, ci continua a essere e siamo contagiosi anche con gli altri. Se potessi, se io avessi potuto, ve l'avrei portata qui, credete, perché ancora in sensi perfetta. E la figlia ogni tanto diceva, mamma, questo ce l'hai detto già al fratello Gaetano. Sorella, ho detto, lasciaglielo ripetere. Le cose belle e buone che si ripetono, quelle cattive no. A lei guardava la figlia come dire, hai visto? Allora, fratello, dico di nuovo. Benedetto il nome del Signore. Benedetto il nome del Signore che ci ha benedetto. Ma cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? Allora, insieme ad Eliseo c'è un particolare. Vi erano altri 50 chiamati figli di profeta, ma sai, c'è chi si fa lui stesso profeta, c'è chi si fa lui stesso figlio di profeta. Io, come sempre uso di dire, non sono né profeta né figlio di profeta, così mi riparo prima che piove. Però mi piace imparare, mi piace ascoltare, sì fratello, non era così. Da giovane è normale, no? Tu sei, pensi che sai meglio, sai dire meglio, sai fare meglio. Poi l'esperienza. Perché sai, siamo tutti maestri di vita sugli altri. Poi arriva l'interrogazione a sorpresa, come capita alle volte nella scuola, e capitava, e allora non sai dove andarti a nascondere. Adamo, dove sei? Non ti nascondere, esci fuori. E siamo, se abbiamo la benedizione nel nostro cuore, non ci viene difficile di abbassare il capo e di riconoscere. Ciascuno stima gli altri e onori gli altri più che se stesso. E non sono parole, Dio è testimone. Quante ria viene da te? Cosa cadde dal cielo? Cosa? Il mantello. Ah, ecco qui.
che bello amuleto, ecco qui, ora sì che lo posso usare. E altri 50, non uno, due, tre, erano la maggioranza. Ma come ho detto stamattina, non è sempre detto che la maggioranza è dalla parte della ragione, altro che. No, invece, io e Gesù siamo sempre in maggioranza, e tu anche. Il mantello che fa? Eliseo lo raccoglie. E gli altri 50 che fanno? Sono stati anche alla scuola dei profeti, del profeta. Ma tutte e 50 ancora, non so, voglio dire altro. Erano spettatori. Leggete la parola di Dio, guarda, per vedere che. Vediamo come passerà ora da questo lato lì a quest'altro lato Eliseo. Perché all'andata gli è andata bene perché c'era Elia. Ora Elia non c'è più. Io penso forse, perché se questa Elia viene e volesse Dio che viene rapito in cielo, o tu, fratello e sorella, tu pensi che Dio ha finito le sue risorse e ha finito i suoi strumenti come poter continuare a dare gloria e lode al suo nome? No, fratello, t'assicuro no. Egli può fare a meno di me e anche di te. Lui ce la fa da solo. È come se ce la fa da solo. Ha detto una volta un fratello, fratello Novantelli, siamo noi che non sappiamo fare il nostro lavoro, ma il Signore lo sa ben fare il suo mestiere. E come se lo sa fare? E come? E come? Ma che mi credo di essere? Eliseo raccoglie il mantello, quello è rimasto e quello raccolto. E cosa è successo? C'era la magia nel mantello, ma non sicuramente. Gli altri 50, invece di invocare il Signore con le braccia al cielo e dire: oh Signore, aiuta il nostro fratello Eliseo a passare da questo lato del Giordano, dopo che è stato col mantello portato appunto da Elia, poi non è che era rimasto aperto, no, 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 che il fiume deve fare il suo corso, l'opera di Dio fa il suo corso e nessuno la può fermare. Si è richiuso come il Mar Rosso si chiuse sopra gli egiziani. Ma per i figli di Dio passarono l'asciutto, e così sarà. Attraverserai le acque, non ti sommergeranno. Passerai per il fuoco, non sarai arso. La fiamma, perché sono io colui che ti protegge. Il Dio di Israele che non dorme e non sonneggia. Ah, se fosse per le nostre capacità, dove saremmo? Se ora raccoglie il mantello, dobbiamo correre. L'orario qui sta per concludersi. E sappiamo che mentre gli altri 50 non hanno fatto manco una preghiera, preghiamo gli uni per gli altri, dice l'Apostolo Giacomo, perché molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. È vero o no? Molto. Molto. Per la guarigione, per la liberazione e per tutto quello che abbiamo di ogni benedizione servita. No, non hanno pregato per niente, anzi vediamo come fa a passare di nuovo. Quando Eliseo ha rotto il mantello, dove ora l'Iddio di Elia? Non è che ha dubitato Eliseo, ma come dire, io sono ancora degno come è stato degno il mio maestro? Posso io vedere ancora la gloria di Dio? Sì, fratello e sorella, sì, perché se noi ci manteniamo umili e sottomessi al Signore, sì, egli accetta gli umili ma resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Sì, il Giordano si aprì di nuovo, non c'era più Elia, c'era il mantello di Elia, ma più di tutti c'era l'Iddio di Elia che opera. Gloria al nome del Signore. Ma in contrapposizione, vi ricordate ancora il servo di Eliseo? Quando la Sunamita, che aveva avuto quel figlio che non poteva avere, come fosse stata colpa sua, poverino. Sì, perché oggi, quando succedono delle... chissà, qui, lì... vabbè. Muore quel ragazzo, vi ricordate? Sempre in secondo re. E che fa? Eliseo gli dà il suo bastino. A Gheazzi. Che differenza. Il mantello di Elia nelle mani di Eliseo. Il bastone di Eliseo nelle mani di un servo infedele,
e che aveva il cuore e gli occhi sul denaro, sui soldi. Corre Gehazi, va a mettere il bastone sul corpo del ragazzo morto, non succede nulla. Che vuoi che succeda? Il miracolo non è né nel mantello, la potenza non è né nel bastone. Zaccaria 4:6 non è per forza, non è per potenza, non è per esercito, ma è per il mio spirito, dice il Signore. Chiesa di Cristo, Rimini e tutto il mondo se potesse. Oggi abbiamo bisogno più che di una teologia ancora più approfondita e di altre storie di questo genere. Abbiamo bisogno di uomini e donne, di credenti che siano continuate a essere benedetti di ogni benedizione spirituale. Non solo per noi, ma anche di quelli che ci circondano. Andiamo verso la conclusione. Concludo con questa testimonianza. Quando ero ragazzo, un bel po' di anni fa, volete sapere quanti? 53 anni fa. Ho detto stamattina, nel 68, quando ho accettato il Signore, mi sono battezzato, eccetera, in acqua, la spiaggia di Catania. Una sera il pastore, c'era un missionario dell'Africa, e ha detto così: questa sera vogliamo fare un gesto, un atto di fede. Fin qui ci siamo. E la fede bisogna che si metta in opera qui. Fede. Tutto quello che abbiamo in tasca, certo se poco fa c'era silenzio assoluto, ora ho detto quella sera a Catania, no, qui a Rimini, per carità. Poi certe cose non è che le puoi fare di abitudine, sono delle cose che ti lasciano un impresso nel cuore per tutta la vita, fratello. Disse il pastore, tutte quelle che abbiamo in tasca, mettiamole nell'offerta per quest'opera in Africa, così. Ora, lì dentro c'erano fratelli che avevano negozi di mobili, altri che, insomma, io li conoscevo. Allora, all'inizio ho potuto pensare, signore, fa che svuotano loro le loro tasche. Io ho messo la mano, a quel tempo si usava nei pantaloni una piccola taschina, quindi tu mettevi quegli spiccioli così non potevano vedere fuori, e quelli erano come i due spiccioli della vedova, tutto il mese gli dovevi fare. Ho messo dentro, ho contato che potevano essere, non mi ricordo, 200 lire, 220, quelli che... Ho detto, signore, per fede, tu vuoi così. Quando è passato il fratello, uno dei tanti fratelli, perché la chiesa era grande, ho messo, perché vi sto raccontando questo? Per esortarvi ad offrire? No, no, no. Per esempio, adesso non si può, per l'offerta, per non mareggiare. Allora, quando arriviamo, c'è quella bella cassetta davanti, ho detto, signore, sai che qui, davanti a lì. Mettela ora l'offerta che poi dopo non se la può scordare, e ce l'ho messo. Un culto differente, si inizia con l'offerta. Beh, gloria a Dio, c'è niente di male. E ho buttato dentro. Ma quelli erano i miei risparmi per arrivare al mese. Prendimi l'autobus per la scuola e qualche altra cosa. Pochi spiccioli. Intanto quella sera ho dovuto fare a piedi, non è male, sai, dovrei farla adesso. Un po' di chilometri in più, e aveva almeno 10 kg in meno, sai, come una gazzella volata, adesso come la tartaruga. Vabbè, a piedi fino ad arrivare dove io abitavo, lì a Catania, una piccola pensioncina, un letto per dormire, ma almeno un 3 chilometri. Domani mattina c'è la scuola, come faccio? Non c'è i soldi per... Allora esco da casa per avviarmi a scuola, sai, tutti, ti, suonare, sai, come si usa, tutti i musicisti di pari, ma c'era un forte clacson, ti, quasi che mi sono infastidito, mi sono girato. Attenzione, fratelli e sorelle, se Dio ci ha benedetti di ogni benedizione, non è che dobbiamo mandare altre benedizioni di un'altra qualità, attenzione, o gesti o quelli,
noi non siamo, non lo dico per, ma attenzione fratelli, però volevo dire, ma che cosa vuoi? Questo si può fare. Era un compagno mio di scuola, con la macchina, con la macchina, con la macchina. Io non lo sapevo che avevo la macchina. Ma te, dove vai? Dove stai andando tu? A scuola. E che te ne vai a piedi? Che vuoi? Per esempio, ieri sera il pastore, che gli devo raccontare la filastrocca, mi avrebbe detto, è scemo, non hai intelligenza, non sapevi che rimanevi senza niente. Ho detto, se voglio andare a piedi, sono i fatti tuoi. Fratello, c'è la risposta, delicata, no? Ha detto, ma va, va, sale, che ti do io un passaggio. Fratello, manco due volte me l'ho fatto dire, entro, appena entro, un odore, credetemi, un odore di panino con non so che cos'era, fratello, non lo so in quale nuvola mi sono trovato, e lui mi fa così davanti, fammi il favore, fammi il favore. Mio papà questa mattina, vedi, quello alle volte dice, ma che ha ragionato tanto, te lo dico io che ha ragionato bene, perché è stato il Signore che ce l'ha fatto fare, mai l'aveva fatto più. Me ne ha dati due di questi filoncini, due belli imbottiti. Se non te lo mangi tu, lo devo buttare. No, ho detto, la grazia di Dio non si butta. No, no. Passaggi in mano. Ascolta. E filoncino, bello. Gloria a Gesù. Arriviamo a scuola, finisce la scuola, nella giornata, io, dove vai? In avanti. Dove vai? Ma sale che ti do io un passaggio. Quindi solo andata e ritorno, e il panino è costato di più di quella che avevo messo la sera prima. Aspetta, non è finita. Non è finita, gloria a Dio. E voi sicuro avete fatto di simili esperienze. Come non possiamo dire che Dio ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale? Attenzione. Ma siamo contenti anche nello stato in cui ci troviamo alle volte. Ci possono essere momenti di penuria, di qua. Il Signore lo stesso non fa mancare la sua benedizione. E mi riaccompagno. Sapete dove abitava? Sapete, io non lo sapevo. Dietro proprio la palazzina dove io abitavo. E mi fa, oh, mi raccomando, domani mattina aspetta che ti venga a prendere. Fratello, per tutta la fine dell'anno scolastico non ho pagato più né autobus e né panini. Però una condizione, Matteo, mi devo aiutare un po', e non lo dico per vantarmi, io ringrazio Dio e basta, e anche voi, se abbiamo un talento, qualcosa, è il Signore, mi ha detto, mi devo aiutare un po' con la matematica, e siccome la sua testolina era, allora ho detto, ci proviamo, ha detto, dammi l'indirizzo, ha detto, di casa, e sono andato, quando sono arrivato dove io abitavo, ho detto, sì, prendeva tutto un angolo, che mi direi, e sotto c'era una grande rosticceria, cosa, ma pasticceria, quando sono entrato ho detto, scusi, sa dove abita il signor, ricordo ancora il nome e cognome, ma inutile che ve lo dico, tanto lo conoscete, Paolo, il suo nome era Paolo, dico, dice, sono io, perché? Il padre mi fa, sono io, ma dico, sa, suo figlio mi ha detto, ah, tu sei quel ragazzo, sì, dico, perché, che ho fatto? No, niente, ha detto, niente, ma mio figlio ha detto così, così di te. Chiama, aveva qualche 5-6 che servivano lì dentro, era grande quello. Ha detto, guardatelo bene in faccia questo, per me, tutte le volte che vi, o solo o in compagnia, tutto quello che vuole da mangiare, da bere, e poi, se vuole qualche passore da portare via, voglio. Ma quanto vado affrontato quei 280 lire? Quanto? Ho detto, signore, fa che arriva un altro appello un'altra volta in questa maniera. Io sto a posto almeno per la pensione. Ho capito, fratello. Ma vedi la fede semplice, ma vedi qual è la fede? Questo è! Io non so quella sera se tutti hanno fatto quel gesto, ma neanche mi interessa, fratello Daniele. Quello che mi interessa è l'effetto che ha avuto nella mia vita. E perciò lo racconto. Lo racconto con tutto il cuore. Ci ho provato con quel mio compagno di scuola. Non c'era niente da fare. E il padre mi ha detto, lo sapevo, quello c'ha la testa. Però ha detto lo stesso, tutte le volte quando vuoi venire,
Qui siamo a tua disposizione. Fratelli, sorelle, perché vi racconto questo? Scusate che ho passato un po', 5 minuti, tanto dopo dovete andarsene, che c'è un altro culto. Allora. Perché dico questo? Fratello, sorella, se il mondo che c'ha tante risorse, alle volte si pensa di avere più di me, di te, è nella completa disperazione, perché non so dove andare. Ma non possiamo dire noi stamattina, alziamoci in piedi, con tutto il nostro cuore, e sono sicuro che simili esperienze che io ho fatto qui, e lo so, qualche fratello che mi ha raccontato che il suo conto non è che era in rosso, ma rosso, non rosso sbiadito, rosso, rosso, e dopo neanche un anno il commercialista dice: ma come hai fatto? È salito, come hai fatto? Dice: valla a dire al mio Signore, valla a dire al mio Dio, valla a dire a Lui, come ho fatto? Non è stata la mia capacità. Fratello, sorelle, è vero che, come ha detto il fratello Daniele, alle volte noi siamo perseguitati per la nostra fede. Quando penso dei fratelli, per esempio, qui, che io conosco, qualcuno un po' più, che deve lavorare a fianco a un altro fratello, nella carne, ma nello spirito, ed è veramente come un tormento, e altri nelle situazioni che ci troviamo. Ma sia benedetto stamattina, lo possiamo dire con tutto il cuore, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha, non ci benedirà, ci ha benedette di ogni benedizione spirituale. E dove? Nei luoghi celesti. Questo è un luogo celeste questa mattina. E quando ritorniamo a casa nostra, la macchina è un luogo celeste. E quando siamo a casa è un luogo celeste. Perché? Perché chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Gloria al nome. Possiamo dare gloria al Signore, fratelli e sorelle. Lodiamo il nome del Signore. Alleluia. Gloria al nome.